Ciao a tutti e bentornati su Paper Mario, il portale millenario. Benvenuti in un nuovo episodio di questa serie che vi sto portando sul mio canale YouTube. Nello scorso video abbiamo recuperato il collier di Madame Spirou, che si è unita alla squadra, e oggi dobbiamo esplorare il grande albero del bosco misterioso per trovare la seconda gemma stella. Ed eccoci qua. Allora, prima di andare a sbloccare l'entrata segreta, direi di procedere da questa parte, perché qui dietro dovrebbe esserci qualcosa di interessante. E infatti abbiamo trovato una tessera più PF. Il numero di PF massimi aumenta di 5. Vediamo se possiamo attivarla immediatamente. Non credo. Infatti servono 3 punti tessera. Magari salendo nuovamente di livello aumento i punti tessera a mia disposizione. Allora, adesso dobbiamo salire sopra a questa radice e Madame Spirou, fai la tua magia. Eccola lì, il passaggio segreto, l'ingresso segreto. Evviva, l'entrata segreta, ora possiamo entrare. È un po' sottile quel ramoscello. I fufini sono proprio dei bravi batuffoli. Mario, lo sapevi che io prima ero un'attrice molto famosa? Non c'è uomo su questa terra che non mi conosca, ero la stella del palco. Ma il mondo dello spettacolo non è solo bello e brillante, sai, è un mondo per adulti. E io da quel mondo fuggii e venni a vivere qui. Ok! Quando conobbi il cuore puro dei fufini, io ritornai in contatto con la mia vera anima. E grazie a loro ho capito che amo il teatro. Voglio risalire sul palco, strizzare gli occhi ai riflettori e sentire il cuore in gola. I fufini mi hanno fatto sentire tutto ciò e a loro sono riconoscente. Ok. Mario! Ce l'ha fatta? Bravissimo! Bravissimo, Fufo! Ho aperto la porta da dentro! Vengano, vengano! Finalmente potrò ringraziare i fufini per tutto quello che hanno fatto per me. Su, andiamo, Mario. Let's go! Vamos! Ok, possiamo finalmente entrare. E siamo dentro, fantastico, grande quercia, piano terra. Dove sono tutti però? Che strano, di solito sono tutti qui. Matriarca, matriarca, esci fuori. Ma... sta arrivando qualcuno. Gli incrociati. Fatevi avanti, mascalzoni. Alto là, come siete entrati? Ehi, ma quello non è Mario? Cosa? Facciamolo fuori subito! Però Fustichino ha detto che se trovavamo Mario, prima dovevamo avvertirlo. Tu sei proprio un idiota. Se sconfiggiamo Mario ora, ci daranno una bella promozione. Dici? Beh, allora attacchiamolo. Pronto? Vamos! Fatevi sotto, ragazzi, fatevi sotto. Allora... so già cosa utilizzare per farvi male. Sisma attacco. Così li colpiamo tutti e due. Gli abbiamo fatto soltanto 2 punti danno, non importa. Schiacciatosta. Sì, usiamo schiacciatosta, va. Almeno eliminiamo uno dei due. Perché non dovrebbero avere troppa vita. Infatti hanno 4 punti vita. Manca l'altro. Vediamo cosa fa. Ah, guarda che fa la finta. Colpiamolo col martello normale, dovrebbe bastare. Benissimo, benissimo. Sì, prima ho utilizzato sismattacco, così li colpivo insieme. Intanto saliamo anche di livello, dai! Così posso sbloccare dei nuovi punti tessera e attivare quella tessera che mi permette di ottenere contemporaneamente anche 5 punti fiore in più. E vai! Ottimo lavoro, Mario. Ottimo lavoro. Intanto recuperiamo sia punti fiore sia punti salute. Benissimo. Maledetto! Ma non finisce qui! La tattica successiva è avvertire Fustichino. Guarda come scappano! E hanno bloccato di nuovo la porta. Mario, sei eccezionale! Hai sconfitto quei due! Sì, ma dove sono tutti quanti? Saranno andati via da qui? Avranno cambiato casa? Attenzione! Ti ho visto. Guarda dove ti sei nascosto. Esci fuori, su. Ho portato con me degli alleati fortissimi. Chi caspita è lui? Fufu, come sono grandi. Sei sicuro che quello coi baffi non ci mangi?
Ah, ci sei anche tu! Ci sono tutti, più che altro. Questi ci fufignano, che paura, li voglio toccare! Non abbiate paura, Mario è un amico, avete visto come ha sconfitto quei due? E in effetti, quanti sono? Ve lo presento, lui è... Aspetta! Quello un po' più grosso. Chi te lo assicura che lui è davvero un nostro alleato? Con quei baffi potrebbe essere una spia. Ma perché? Cosa dici, Fufurio? Mario non è uno di loro. Lui è venuto per aiutarci. Se uniamo le nostre forze potremo cacciarli di qui. E la grande quercia tornerà ad essere la nostra casa. Fufo, sei il solito presuntuoso che vuole fare il capetto. Sei mancato per un po' e non sai cosa abbiamo passato noi nel frattempo. Dici un po' che siamo curiosi, va? A proposito, dove sono tutti gli altri? Li hanno rapiti quelli là, li hanno portati via, la matriarca, gli amici, tutti, anche tua sorella! Come? Fufulvia? Li hanno rapiti e nascosti da qualche parte in questo grande albero. E solo perché non gli abbiamo detto dove si trova una certa gemma, ma che ne sappiamo noi delle gemme? Oh no! Presto, dobbiamo salvarli! Che stai fofignando? È impossibile, capisci? E questo baffone non sarà di certo la nostra salvezza. Non fare il fofignone! Se non ci proviamo, non lo sapremo mai. Se rimaniamo uniti, nessuno ci resisterà. Perciò dobbiamo rimanere insieme e dare il massimo. Se ci credi veramente, allora facci vedere di cosa è capace il tuo amico baffone. Se tu e il baffone riuscite da soli a salvare i nostri compagni, vi darò una mano anch'io. Tanto non ce la farete mai. Molto positivo, grazie. Ce la faremo! Ho ragione, Mario, li salveremo insieme! Allora, possiamo procedere, però prima, signori. Ricarichiamo, non salviamo la partita, ci infiliamo dentro il tubo. Mi sembrava di aver... Ah beh, no, fermi, sono salito di livello, è per quello che avevo già i punti vita al massimo. Perché mi sembrava di aver subito dei danni nello scorso duello. Allora, un altro incrociato, venga qui. Ah, che caspita, volevo anticipare le sue mosse ma mi ha fregato. Ok, sono in due, quindi usiamo il mazzapicchio subito su di lui. Sconfitto immediatamente. E poi schiaccia tosta su questo tipo qua. Due mi sa che non basta. Infatti dobbiamo colpirlo ancora. Occhio, che ci spara quelle specie di raggi laser a forma di cerchio. Allora dobbiamo distruggergli la barriera se vogliamo colpirlo, perché questo me lo ricordo. Vai, Madame Spirou. Colpisci! Bravissima. E adesso tocca a Mario. Però a questo punto usiamo il salto normale. Infatti, anche lui ha 4 punti vita. Perfetto. Perfettissimo. Ok, sconfitto, ce l'abbiamo fatta. E possiamo salire. Dovrebbero trovarsi qui in cima, in teoria, i fufini. Aia, mi attacchi così, Beccati questo. Vediamo cosa fai. Ma tanto non muore perché hanno 4 punti salute. E allora, utilizziamo il fiore di fuoco prima che si proteggano con una barriera. Dovremmo fargli un bel po' di danni, infatti. Quei due lì ci salutano e adesso tocca anche al nostro amico incrociato che ha una specie di funghetto, credo, là dietro. È un funghetto anche bello grosso. Non mi ricordo se tipo da 5 punti vita, se è utilizzato. Forse sì. Vabbè, tanto comunque non ce lo cede, quindi peccato non poter ottenere quell'oggetto. Procediamo dritti dentro questo tubo e andiamo su. Dovremmo essere arrivati in teoria. Sì, infatti, mi ricordavo bene. Sei tu, matriarca? Oh, Fufo, tesoro mio, stai bene. Ma piuttosto, cosa ci fai qui?
Sono venuto a salvarti! Oh, davvero? Che dolce, Fufino! Prima di me però devi salvare gli altri! Anche gli altri sono qui? Fratellino! Sei tu, fratellino? Ah, li hanno buttati lì! Fufulvia! Sei qui? Sì, sei venuto a salvarci? Certamente, ho portato con me degli alleati strepitosi! Vi facciamo uscire subito! Ci serve giusto un attimo! Ok, ma fa attenzione! Allora... Mario, cerchiamo le chiavi delle gabbie! Let's go! Magari troviamo... almeno una chiave da questa parte! C'è un incrociato... Uffa, non riusciremo mai a prendere la gemma stella! Neanche i fufini che abbiamo rapito ne sanno niente! Uffa, mi ritrovo in mano questa stupida chiave della cella, ma non c'è niente da fare. Se provo a chiudere gli occhi mi addormento in piedi. Guardala. Ah, che male. Aha. Ehi, ci si rivede, gattino. La conosci, Mariuccio? Non posso lasciarti solo un attimo che ti fai rubare il cuore da qualcun'altra. Ho avuto una soffiata. Il tronco della grande quercia celava delle tessere preziosissime. Smack. Guarda com'è gelosa l'altra. Addio, micetto, spero di rivederti presto. Oh là là, che topina audace. Mario, sei un adulatore, non posso fidarmi di te. Ah, dimenticavo, la gemma stella che cercate è sottoterra, sotto la grande quercia. Non fatevela soffiare, dovete arrivarci prima di loro. Buona fortuna, dolce gattone. E se ne va. Oh là là, mi sento morire di gelosia. Mario, il tuo fascino colpisce ancora. Guarda come si è ripreso velocemente. Chi siete? Che volete? Ah ah, voi siete quelli che mi hanno sconfitto poco fa. No. Venite a darmi la rivincita, fatevi avanti. Non credo che questo duello durerà moltissimo. Ho questo presentimento. C'è solo lui? Vabbè, allora andiamo di mazzapicchio. Dovrei fargli 4 punti danno, infatti. One shot. Perfetto. Perfetto. Intanto mi sono dimenticato di fare una cosa, eh. Ci prendiamo la chiave rossa. Poi svuotiamo la cassa da questa parte. Abbiamo ottenuto un ultra fungo. Quindi no, non era un funghetto che permetteva di recuperare 50 punti vita. Ma è questo qua. L'altro probabilmente 15 o 20. 10 non credo. Allora, attiviamo questa tessera qua. Così abbiamo 5 punti fiore in più. Quindi, prima liberiamo la matriarca. Matriarca, eccoci qua. Sono qui, matriarca! Fofigno! Siediti! Perché? Cosa ho fatto ora? Siamo solo venuti a salvarti! Cos'hai da fofignare? Prima ascolta e poi parla! Fofigno che non sei altro! Dove sei andato? Hai lasciato la tua sorella qui da sola! Dove sei andato? Hai lasciato tua sorella qui da sola! Dove eri? Matriarca, te lo giuro, io sono andato solo a cercare aiuto! Ti ho detto di non fufignare. Ascolta fino alla fine cosa ti si sta dicendo e poi parla. Così le cose non vanno, ragazzo mio. Vuoi rimanere un fufino irresponsabile? Guarda il tuo futuro e cammina dritto. Poi quando sarai grande... Beh, stai ascoltando? Un'ora dopo... Immaginavo che usciva quella scritta lì. Ci siamo intesi? Fai il bravo fufino e non fufignare. Sì, sì, ho capito. Basta dire sì una volta. Ma tu cosa ci fai qui? Te l'ho detto. Sono venuto a salvarvi. Per ora ho trovato la chiave per aprire la tua gabbia. Davvero? E quando me lo dici? Su allora, fammi uscire. Fa freddo qua dentro e mi fanno male i reni. E se ne va. Ah, proprio se ne va direttamente. Guarda, se n'è andata. È sempre la solita. Oh, certo. Intanto gli altri due si sono addormentati. Fufulvia, ancora un po' di pazienza, sarò presto da te. Ti aspetto, fratellino! Dobbiamo trovare la chiave blu della cella, vero Mario? Andiamo giù a chiedere alla matriarca se sa qualcosa, sperando che la risposta sia
coincisa. Ok, allora si torna dalla matriarca. Qui possiamo tagliare tutto questo viaggio. E siamo arrivati! Fufo! Sarò sincero, non credevo saresti riuscito a salvare la matriarca. Te l'avevo detto! Non fraintendermi, non ho detto che credo ciecamente in te. E nemmeno nel tuo amico con i baffi. Finché non metterai al sicuro tutti gli altri, io non ti aiuterò. Fufignardo! Come fai a pronunciare simili fufignerie? Adesso ci si sono messi anche quei picador che vogliono cacciarci dal nostro albero. Noi fufini, ora più che mai, dobbiamo rimanere uniti e affrontarli. Riesci a capirlo o no? Cosa? I picador e gli invasori hanno unito le loro forze? Allora, forse la chiave blu ce l'hanno loro! Fufurio, Fufo, ora basta! Dovete aiutare il baffone! Scusa, come hai detto di chiamarti, Marzio? Mario, matriarca, si chiama Mario! Ecco, tu e Mario salvate tutti gli altri e poi cacciate quei delinquenti di qui. Ho capito, come vuoi tu. Veramente anch'io ero preoccupato per Fufulvia. Ma se saremo insieme andrà tutto bene, siete d'accordo, Fufini? Yippee! Bene, in marcia, soldatini! Allora, adesso abbiamo 11 Fufini, eh. Grazie a tutti! Posso farle una domandina? Noi cerchiamo una pietra che si chiama Gemma Stella. Stella come me. Sa dov'è? La Gemma Stella, mi dici? C'è una gemma di un colore particolare che si trova sotto la grande quercia. Si tramanda di generazione in generazione fra i membri della famiglia dei Fufini. La proteggiamo dagli spiriti maligni per donarla un giorno a un puro di cuore. Sarà la gemma che cercate? Marzio, sento che hai un cuore puro, quindi la gemma dallo strano colore è tua. Credo che la pietra che cerchi ci possa aiutare a riprendere il controllo della nostra grande quercia. Insomma, hai capito? La gemma stella si trova sotto la grande quercia. Ho capito! Ah, dimenticavo di dirvi la cosa più importante. Se volete la gemma stella, prima dovete salvare gli altri fufini imprigionati. Se i fufini non sono uniti in un solo gruppo, la gemma stella non si può spostare. Portatela con voi, è la sfera Fufi Fufi. Ha il potere di riunire tutti i fufini davanti a sé. Grazie mille, matriarca. Potrete incastonarla su uno degli altari che incontrerete nel cammino. Ricordatevi di riprenderla dopo averla usata. Altrimenti i fufini resteranno bloccati davanti all'altare a fissare la sfera. Tipo un cellulare, praticamente. Ok. Dai, Mario. Dai, Mario, prima andiamo a salvare gli altri fufini. Let's go. Ah, un'altra cosa. Anku. Scusate, ma ultimamente sono un po' smemorata. Dunque, se mentre andate a prendere la gemma stella vi perdete dei fufini, venite qui da me. Ci penserò io a dargli un paio di fufignate a rimetterli in riga. Chiaro? Ok, grazie mille, matriarca. Allora, dobbiamo subito infilarci dentro a quel tubo. E dobbiamo incastonare qui la gemma. La sfera. Chiamatela come preferite. Perché vedete c'è una specie di rialzo. È vero, mi stavo dimenticando la sfera. Me l'ha detto anche la matriarca. Benissimo. Allora, entriamo qui dentro. E c'è un incrociato da affrontare. Ma noi lo affrontiamo così. Ah no, sono due. Ok, allora guardate. Tanto di punti fiore ne ho. Sisma attacco. Così almeno uno lo eliminiamo e l'altro andrà a KO grazie all'attacco di questo personaggio qua. Perfetto. Battaglia abbastanza semplice. E facciamo così. Mettiamo qui la sfera Fufi Fufi. Poi torniamo indietro. Vedete che loro si sono attaccati al bordo. Adesso li facciamo cadere tutti. Dovrebbero risalire con le bolle. Benissimo. E ripetiamo questa procedura anche da questa parte. Bravissima. Bravissima. Dovrebbero arrivare. Si buttano direttamente davanti alla sfera, vedete?
Ok, riprendiamo tutto quanto e procediamo. C'è un bel po' di strada da percorrere. Oilà, e questo che caspita è? Una specie di ragno? Posso dire che i fufini sono scappati a tutta velocità. Allora, credo che sia meglio utilizzare il multisalto sopra questi nemici. E poi la folata. Vai. Ok, se ne vanno entrambi. Perfetto, perfetto, perfetto. Benissimo, benissimo. Punti stella per te. E adesso ne abbiamo 42. Cosa mi dai? Tante belle monetine. Qui direi che possiamo spostare questo oggetto. Perché adesso vi faccio vedere una cosa. Ci trasformiamo in aeroplanini di carta. A parte che abbiamo perso un fufino, eh. Beh, ma lo recuperiamo magari dopo quando torniamo su. Ci trasformiamo di nuovo in un aeroplanino di carta. E prendiamo il sole custode. Poi torniamo su e recuperiamo anche i fufini. Allora, li ho trovati tutti, quindi possiamo tornare giù. Perché purtroppo non posso buttarmi solamente giù. E affrontiamo questa pianta carnivora. Queste sono veramente odiose perché spuntano dal terreno quando meno ve lo aspettate. Usiamo mazza picchio su di lei. Ti prego, dimmi che la mandiamo KO subito e vai. E poi schiaccia tosta su quella specie di ragno. Benissimo. È ancora vivo però, eh. Occhio. Adesso ci attaccherà. Beh, oddio. Non ha un attacco così potente. Salto. Però è resistente, comunque. Non lo facevo così resistente. Quanto caspita di punti vita ha? Credo 4 o 5. Sì, direi 4 o 5. Ok, sconfitto. E c'è un'altra, veramente. Ah, però ti attacco subito così, guarda. Così guadagniamo un turno. Sì, occhio perché qua però sono... sono quattro i nemici, eh. Allora, mandiamo davanti Madame Spirou e le facciamo utilizzare il fiore di fuoco. Dai che magari butta giù già qualcuno, va. Solo... ne usiamo un altro. Credo di averne un altro. No, li ho finiti tutti. Allora blocco Pau. Dovrebbe... sì, perfetto. Sconfitti tutti. Fantastico. Sì, contro questi nemici, quando potete, utilizzate gli strumenti perché fate prima. Poi se volete risparmiarli, risparmiateli. Io li utilizzo perché così non perdiamo troppo tempo. Tanto sono tutte battaglie che potrei evitare. Attenzione, la chiave blu! Mario, quello era un picador! E avevo ragione, hanno loro la chiave della cella blu! Sin dall'antichità noi fufini non siamo mai andati d'accordo con loro e spesso litighiamo. Ora sappiamo che si sono alleati con quei tipi per cacciarci dalla quercia. Io andavo d'accordo con Picarletto, lui fa parte dei picador. Il Picarletto che conoscevo io adesso si nasconderebbe da qualche parte per non combattere. Chissà se adesso anche lui è un mio nemico. Lo scopriremo tra pochissimo, magari senza rientrare dentro al tubo, che ne dici? Perché siamo tornati da questa parte. Torniamo di lava. Adesso che sappiamo dove si sono nascosti, li possiamo attaccare per riprenderci la chiave. Venite, venite, miei fufini. Venite. Oh, attenzione. Abbiamo trovato una loro tana. Sono loro, i picador. È una banda di 10 picador. Diamogli una lezione. Andiamo, Mario. Let's go. Vai, vi martello tutti, brutti picador. Guarda qua. Dateci dentro, cari fufini. Dateci dentro, bravissimi. Molto bene, abbiamo sistemato i picador che erano qui. Ora distruggiamo il loro nido. Ci pensate voi?
Io non devo fare niente? No, non devo fare niente. Ci pensano loro. Attenzione. Bravissimi, bravissimi. Allora, adesso che avete distrutto tutto, possiamo procedere. Vediamo cosa nascondono qui dietro. Ah, un baule. E la chiave blu. Ottimo. E la chiave per aprire la gabbia in cui sono imprigionati tutti. Presto, andiamo a liberare Fufulvi e gli altri. Assolutamente, assolutamente. Prima però, volevo infilarmi dentro un tubo. E adesso ti faccio vedere anche in quale tubo. Aspettate però. Uff, che ne sarà di noi? Che fine faremo? Ehi, Fufulvia, cos'hai lì? Un fungo. Ma è tutto rinsecchito. Lo so, l'avevo messo da parte per mio fratello. Ormai è passato molto tempo e Fufo non torna. Non preoccuparti, tra un momento arriverà e ci libererà da questa gabbia. Ci penso io, Fufulvia, ci penso io. Dicevo, dobbiamo tornare indietro, ma prima voglio andare ad esplorare questo stanzone gigante verso sinistra per vedere cosa nasconde. Allora, sono caduto giù. Cherie, Fufo ha detto che qui in giro c'è una bottega nascosta, ricordi? Se ti occorrono degli oggetti, ti conviene scovarla. Allora, torniamo su, che sono caduto giù. Ragazzi, che fate? Venite o rimanete lì? Ok, vengono anche loro. Scendete perché magari ci tornate utili. Allora, Madame Spirou, venga anche lei. Sophie, Sophie. Infatti, c'era un passaggio segreto. Eccola la bottega segreta. Allora, vediamo cosa mi vendi. Infligge un danno di 5 a un nemico e fa recuperare 5 punti vita. Fantastico. Prendiamo uno di questi. Una gelatina? Ah, ok. Va bene. C'è qualcosa qui dietro. Un picador. Ah, un cucciolo di picador. Guarda dove si è andato a nascondere quel disgraziato. Sciò, vattene via. Il fatto è che mi fa pena, poveraccio. Oh là là, che bijou. Ma come sei carino, Tresor. Tu non hai fatto niente di male. Sei solo una tenera creatura, vero? Mario, lasciamolo in pace. D'accordo. Oh, cosa c'è, Petit? Perché mi guardi con quegli occhioni tristi? Oh, Mon Tresor, somiglia a me quando sul palco non mi ricordo la parte. Ma Mariuccio potrebbe unirsi a noi. Va benissimo, tanto non darà fastidio. Mario, so che riscuote molto successo con le donne, ma non credevo anche coi picador. Deve ispirare molta fiducia nel prossimo. Per me che sono un commerciante è una qualità invidiabile. Va bene, va bene. Tu invece? Ah. Non vuole combattere, eh? Non vuole combattere. Tanto scusatemi, ma mi curo un attimino. Benissimo. E torniamo su. Dovremmo essere arrivati. Sì, ce l'abbiamo fatta. Fufulvia, abbiamo la chiave. Ti libererò subito. Andiamo, 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 andiamo. Ecco qua. Chiave blu. Inseriamola. La porta è aperta. Fratellino! Fufulvia! Come stai? Non sei feferita, vero? Hai avuto paura? No, sto bene! Ah, meno male! Tieni! Volevo darti questo! Il fungo secco, sì. Ti piacciono i funghi, vero? Mi spiace che si sia un po' rinsecchito. Guarda come se lo mangia! Oh, sorellina! Fufo! Non era buono? Mi dispiace. Ma come, non lo sai? Io adoro i funghi secchi. Per quanto me lo sono gustato, mi è andata via persino la voce. Fufo? Fufulvia! Che ti prende? Mi fai vergognare. Grazie. Di niente. Adesso abbiamo 101 fufini. Ottimo. Allora, adesso possiamo procedere. Siamo tornati nei sotterranei 2 della Grande Quercia. Adesso con tutti questi fufini dobbiamo procedere verso sinistra. Praticamente siamo tornati nel punto in cui
Avevamo recuperato la chiave blu. Per farvi capire che strada abbiamo percorso. Allora, adesso dobbiamo sconfiggere questi tre ragni, perché sennò non possiamo andare da nessuna parte. Usiamo la folata. Vediamo se riusciamo a farli volare via tutti e tre. Vai, Spirou. Benissimo, benissimo. Sconfitti tutti e tre. Ottimo così. Così ci prendiamo anche dei punti stella. Adesso sono caduto giù, ma non importa. Qui ci sono dei fufini. Perché si sono spaventati e quindi sono volati giù. Credo che ci sia un altro ragno da sconfiggere. Infatti, eccolo qua. Questi sono quattro, Allora, mandiamo davanti Madame Spirou. Folata di nuovo e vediamo quanti ne facciamo volare via. Speriamo tutti, così non perdiamo troppo tempo. 2 su 4, va bene, va bene, va bene. Pensavo peggio. Multisalto. Colpiti entrambi, ma non basta. Occhio Mario, occhio. Attenzione. Sono riuscito a ripararmi. Allora, tecniche. Usiamo schiacciatosta su quello. Dovrebbe andare KO. E invece no. Non è andato KO. Adesso andrà KO? No, neanche adesso. Sono più resistenti del previsto. Non li facevo così resistenti, sti ragni. Aia. Allora. Usa di nuovo schiacciatosta sul primo. Adesso andrai KO, no? Ok. E su quello, no, mazzapicchio. Quattro punti danno, insomma. Quanta vita c'hai? Puoi avere anche 6, ma ti ho già colpito altre volte, quindi direi che siamo a posto così. Sono caduto giù, ma ci prendiamo un cuoricino e tutte le monete. Fufini, venite con me. Adesso possiamo procedere tranquillamente verso sinistra? Credo di sì. Fufini, non cascate giù, mi raccomando. Intanto vorrei capire come recuperare quell'oggetto dentro quella scatola. Entriamo qui dentro. Sono tutti con me. E c'è un altro nido di Picador. Però mi sa che questa volta sono un bel po', molti di più. Siete usciti allo scoperto, Picador! È una masnada di 100 Picador! Diamogli una lezione! Andiamo, Mario! Vai, 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 vai! Io continuo a sbattere il martello per terra. Intanto i fuffini si stanno impegnando. Colpite, colpite senza pietà, ragazzi. Colpite senza pietà. Ce l'abbiamo fatta, mi sa. Sì, molto bene, abbiamo sistemato i Picador che erano qui. Ora distruggiamo il loro nido. A quello ci pensate voi. Mamma mia. Olè, passaggio sbloccato. Che casino che hanno fatto. Mamma mia. Oh, pianta carnivora. Ti colpisco per primo. Ce ne sono 2. Allora. Facciamo cambio e mandiamo in campo Copaldo. E invece Mario può utilizzare il sisma attacco. Una ci saluta, manca l'altra. Occhio al riflettore. Meno male che l'ho visto cadere. Guardate quanti Copa ci sono nella platea che fanno il tifo per Copaldo. Usa il tartattacco. Ah, peccato. Vabbè, tanto ci pensa Mario a uccidere questa pianta. E voilà! Oi oi oi! Let's go! Altra vittoria! Benissimo. Possiedi troppi oggetti, usane o buttane qualcuno.
E posso usare un funghetto? Sì, magari su Copaldo. Così almeno non li sprechiamo. No, qui non possiamo fare nulla. Quindi scendiamo. C'è un'altra pianta carnivora anche qua. La colpiamo per primi. Ah, sono quattro addirittura qua. Facciamo così, guardate. Switchiamo. Oggetti. Un blocco Pau ce l'ho, quindi lo utilizziamo perché quattro piante sono veramente tante. E poi diamo il colpo di grazia a questi nemici con il sismattacco. Benissimo. Quattro punti vita bruciati in 4-4-8. No, mi piacciono queste battaglie che non durano troppo. Perché tanto ci sono talmente tanti nemici in giro che è inutile tirarla per le lunghe. Aspettate un attimo. Inseriamo qua la sfera, vediamo un po' cosa succede. Non me l'aspettavo. Ehi, ma cos'è successo? Imbecilli, la mia tattica ha funzionato. Ho preparato un altare simile al vostro e ci siete cascati in pieno. È stato più facile del previsto. È stato un lampo di genio. Ora che i ficcanaso non sono più fra i piedi, possiamo cercare la gemma stella. E se ne vanno. Ok, ok. Mario, che facciamo? Dobbiamo uscire di qui. Deve esserci un modo. Ci penso io. Intanto mi riprendo la sfera Fufi Fufi. Poi. Mario, ci deve essere un modo per liberare i fufini. Mario, aiutaci, ti prego. Proviamo a entrare qui dentro. C'è un pulsante. Io i simboli di questi pilastri li ho già visti da qualche parte. Sì, sì, no, ma ho capito dove sono. Infatti, guardate un po' cosa succede. Guardate la carta come si toglie. Dobbiamo praticamente riportare quei simboli là sopra. Oh, l'albero ha tremato. O era solo una mia impressione? Cosa sta succedendo? Allora, stella 7 punte. Anzi, sono 2 qua. No, 8 punte. Luna, fufino e 5 punte. Dobbiamo entrare qui dentro, dove c'era il primo nido dei Picador e dove abbiamo recuperato la chiave blu. Proseguiamo dritti, attraversiamo questa porta e qui troveremo le colonne. Eccole lì. Allora, premiamo i pulsanti. Qui ci serve la stella a 8 punte. Eccola qua. Qui la luna. Qui il fufino va bene. E qui la stella a 5 punte. Benissimo. Guardate. Abbiamo sbloccato un passaggio. Perfetto. Quindi, infiliamoci qui dentro. E c'è un forziere gigante. Cosa contiene sto forziere? Oh, super scarponi. Meno male. Guarda che è arrivato Todet. Salve, sono Todet. Complimenti, hai ottenuto i super scarponi. Ora puoi usare una nuova tecnica di salto. Forza, facciamo una prova. Mentre salti, premi A per eseguire il salto flip. Sta tutto nel premere A non appena salti. Allora, vediamo un po'. Ok, ce l'ho fatta. Molto molto semplice. Ottimo lavoro, sei eccezionale. È tutto chiaro con i comandi? Tutto chiaro, Todet. Chiaro come il sole. Abbiamo imparato tutto quello che dovevamo imparare. Dobbiamo spaccare praticamente quelle assi. Interessante, Todet. E puoi eseguire il salto flip anche in battaglia. Bello, no? Anche la tua potenza nei salti è aumentata. Fantastico, così facciamo più danni rispetto a quelli che facevamo prima. Allora, torniamo di qua. Proviamo subito qui il salto flip. Sbloccato un passaggio e c'è un sole custode da prendere là in fondo. Benissimo, benissimo. Abbiamo ottenuto il sole custode. C'è un'altra tesserina da recuperare. Quindi torniamo su che facciamo prima.
e mi ributto giù. Così almeno la strada da percorrere è inferiore. Ci prendiamo Copaldo. E recuperimi quella tessera. Tessera carica, aumenta i danni inflitti dall'attacco successivo di Mario. Fantastico. E adesso possiamo tornare dai fufini praticamente. Ok, eccoci qua. Allora, rientriamo immediatamente nella gabbia. Attiviamo la sfera Fufi Fufi. Così almeno si ammassano lì. Qui spacchiamo il pavimento. E siamo praticamente finiti nella stanza di prima. Evviva, siamo liberi! Allora, solo un attimo, Fufo. Solo un attimo, perché mi serve Spirou. Ok, la selezioniamo con la scorciatoia. Poi mi infilo qui dentro. Spirou, ho bisogno di te. Ne manca uno. Prendiamo la sfera Fufi Fufi. Torniamo giù. Potevo buttarmi giù anche attraverso il buco, eh. Non cambiava assolutamente nulla. Tutti i fufini sono qua, vedete? Li abbiamo riuniti. Adesso passiamo davanti alla gabbia. E torniamo sopra. Vi ricordate dove c'era quel pavimento da spaccare? Ecco, praticamente torniamo lì. Ovvero, in questo punto qua. Anche qui facciamo la stessa cosa. Li attiriamo tutti in questo punto. Spacchiamo il pavimento. Sono caduto giù, ma non importa. Ho trovato involontariamente una scheggia stella. Dietro a quel tubo lì. Non pensavo ci fosse qualcosa, se devo essere sincero. E poi li facciamo cadere. Prendiamo la sfera. Scendiamo. Ci infiliamo qui dentro. E proseguiamo. Te ti faccio fuori in 4-4-8, eh. Magari potevo risparmiare un turno. Oh, santi numi. Vabbè. Salto normale. E lo eliminiamo subito. Poi schiaccia tosta su di lui. Non l'abbiamo ucciso, peccato. Adesso quello là si proteggerà probabilmente. Lui mi attacca, purtroppo non sono riuscito a proteggermi. Adesso sì. Infatti, come immaginavo, vedete? Quindi usiamo il salto normale su di lui. E invece tu, Madame Spirou, eliminami la protezione. Olè. Tanto ne attiverà un'altra adesso, ma noi switchiamo i personaggi. Così posso fargli un botto di danni. Ecco fatto, come immaginavo. Switchiamo, tecniche, schiacciatosta. Perché Mario con gli scarponi può fare 4 punti danno. Quindi sicuramente gli facciamo molto male. Salto normale. E infatti l'abbiamo eliminato. Così non la tiriamo troppo lunga la boss fight. Boss fight... Insomma, questa battaglia. Siamo anche saliti di livello. E salendo di livello aumentiamo i punti vita di Mario. Li portiamo a 20. Tanto di punti fiore, 20 per il momento vanno abbastanza bene. Sicuramente vanno aumentati comunque. E vai. Adesso abbiamo 20 punti salute, 20 punti fiore. Un bel po' di punti tessera. Dobbiamo entrare qui dentro. Per finire qui sotto, questo possiamo anche skipparlo. Tanto non nasconde nulla di particolare. Siamo finiti in una zona dove c'è molta acqua. Allora, fufini, venite con me dentro questo tubo qua. Dentro questo tronco, chiamatelo come preferite. Allora, c'è un sole custode da recuperare. Però per recuperarlo abbiamo bisogno dell'acqua. Quindi... dobbiamo, credo, attivare quel pulsante blu se riesco ad attraversare questo passaggio senza cascare ogni volta. Credo che dobbiamo prendere questa strada qua. No, no, era l'altra. Sì, era l'altra, perfetto. Qui c'è un ascensore che ci porta ancora più in basso.
Beh, almeno abbiamo imparato la strada giusta. Eccoci qua. Allora, ho bisogno di Copaldo. Facciamo così, Copaldo. Rimani fermo un attimino lì. Accidenti. Ho premuto troppo presto. Adesso. Perfetto. Guarda l'acqua come cala. Guarda l'acqua come cala. Scende giù, scende giù, scende giù. E riempie questa vasca. Adesso il sole custode è alla nostra portata, eh. Secondo me c'è qualcosa qui dentro. E infatti c'è un forziere. Ho fatto bene a controllare. Tesser effetto mini. Il nemico potrebbe essere rimpicciolito e meno potente per un po'. Ci sta. Tutte queste tessere ci torneranno sicuramente molto molto utili. Intanto Fufini venite. Solo un attimo che prendo questo. Recuperate tutti i soli custodi che potete, Eric. Ricordatevelo. Sembrano quelli di Super Mario Sunshine. Non so se l'avete giocato. Spero di sì perché merita tantissimo. A me è piaciuto molto. Trovate comunque la serie sul canale. Scendiamo. Quindi salite tutti su questa specie di ascensore. Aiuto, cosa succede? Si va sotto, Fufo. Si va sotto. Eccoci qua. Benissimo. Caspita, guarda che marchingegno. Va bene, allora non procediamo verso destra perché sono sicuro che partirà una scena filmata. Direi che per il momento ci possiamo fermare qua e noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Paper Mario, il portale millenario. Alla prossima!